già tanti anni dalla sua conclusione, la memoria di quella grande guerra che condizionò e stravolse la vita di milioni e milioni di donne e uomini in tutta Europa appare ormai piuttosto offuscata, anche se nel nostro paese non esiste borgo che, per quanto piccolo e sperduto, non abbia pianto i suoi morti e non rechi una lapide o un monumento in memoria di quanti soffrirono e perirono in quell'immane conflitto. Oggi però festeggiamo anche e soprattutto le forze armate, che nella nostra Repubblica sono dedicate alla sicurezza interna e a garantire e salvaguardare la pace a livello internazionale. Quando ricordiamo i nostri combattenti, quando ricordiamo i nostri caduti di ogni tempo, i mutilati, i veterani, gli invalidi, quando ci rechiamo ai cippi o ai monumenti posti in memoria dell'eroismo spesso oscuro della nostra gente, non facciamo omaggio ai valori che attengono al concetto di guerra, ma ai valori che esaltano la profonda umanità del sacrificio, dell'eroismo, della dedizione che sono perenni e comuni. Esattamente 100 anni fa, il 4 novembre del 1921, ebbe luogo la tumulazione del Milite Ignoto nel sacello dell'altare della patria, a Roma. Dopo la Prima Guerra Mondiale, le nazioni che vi avevano partecipato vollero onorare i sacrifici e gli eroismi della collettività nella salma di un anonimo combattente caduto armi in pugno. In Italia, l'allora Ministero della Guerra dette in carico ad un'apposita commissione di esplorare tutti i luoghi nei quali si era combattuto e di scegliere una salma ignota e non identificabile per ognuna delle zone del fronte: Rovereto, Dolomiti, Altipiani, Grappa, Montello, Basso Piave, Cadore, Gorizia, Basso Isonzo, San Michele, tratto da Castagnavezza al mare. 11 salme, una sola delle quali sarebbe stata tumulata a Roma al Vittoriale, furono trasportate nella Basilica di Aquileia. Qui venne fatta la scelta tra 11 bari identiche. A guidare la sorte fu chiamata una popolana di Trieste, Maria Bergamas, il cui figlio Antonio, disertore dell'esercito austriaco e volontario nelle file italiane, era caduto in combattimento senza che il suo corpo potesse essere identificato. Il feretro prescelto fu trasferito a Roma su ferrovia con un convoglio speciale a velocità ridotta sulla linea Aquileia-Venezia-Bologna-Firenze-Roma, ricevendo gli onori delle folle presso ciascuna stazione e lungo gran parte del tracciato. Tutte le rappresentanze dei combattenti, delle vedovi e delle madri dei caduti, con il re in testa e le bandiere di tutti i reggimenti, attesero l'arrivo del convoglio nella capitale e mossero incontro al Milite Ignoto per rendergli solenne omaggio. Il feretro fu poi scortato da un gruppo di 12 decorati di medaglia d'oro fino alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, al cui interno rimase esposto al pubblico. L'epilogo avvenne il 4 novembre del 1921 con una solenne cerimonia. Più di 300.000 persone accorsero per quel giorno a Roma da ogni parte d'Italia e più di 1 milione di italiani fece massa sulle strade della capitale. Il corteo avanzò lungo Via Nazionale, lungo la quale erano rappresentati i soldati di tutte le armi e di tutti i servizi dell'esercito. Dinanzi a quel monumento, in Piazza Venezia, uno smisurato picchetto fu schierato in quadrato, mentre 335 bandiere dei reggimenti attendevano il feretro. Prima della tumulazione, un soldato semplice pose sulla bara l'elmetto da fante. I militari presenti e rappresentanti delle nazioni straniere erano sull'attenti, mentre tutto il popolo in ginocchio.
Il feretro del mimite ignoto veniva quindi inserito nel sacello e così tumulato presso quel monumento che poteva ora ben dirsi altare della patria. Ed oggi quel mimite ignoto, immancabilmente 24 su 24 ore, è sempre c'è presente delle forze dell'ordine e delle forze dell'esercito che garantiscono la presenza dello Stato a fianco al mimite ignoto. Certamente non bastano le cerimonie. Ogni anno per scongiurare le guerre occorrono forti basi culturali e scelte politiche coerenti che conducono alla pace e a costruire ponti fra gli uomini e le nazioni, invece di muri o confini che dividono. Abbiamo tutti visto quanto accaduto in Afghanistan, dopo tanti anni in cui le nostre forze armate e parecchie altre forze armate di altre nazioni hanno aiutato la popolazione locale. È bastato un attimo per far tornare l'incubo della guerra fratricida e la perdita dei diritti conquistati. Non dobbiamo dimenticarci di quelle donne, di quei bambini, di quella popolazione che è tornata a vivere un incubo. Le guerre però hanno forme diverse e lo abbiamo compreso in questi ultimi anni combattendo una guerra contro un nemico invisibile e silenzioso che ha provocato migliaia di morti, Covid-19. Abbiamo attraversato mesi difficili e pieni di dolore. Il ricordo delle vittime risuona giorno dopo giorno nelle nostre memorie. Purtroppo questa battaglia non è ancora vinta, perché avete sentito anche voi nelle notizie dei telegiornali come incominciano a riaumentare i casi di virus che attacca le persone. Questa guerra non è ancora vinta, non dobbiamo abbassare la guardia, perché non possiamo permetterci passi falsi che ci farebbero ripiombare in quell'incubo. Oggi viviamo con la consapevolezza che un'arma esiste e si chiama vaccino. Noi amministrazione comunale di Modrone abbiamo fatto tutto quanto in nostro potere per aiutare la campagna vaccinale, portando sul nostro territorio un'app vaccinale di prossimità. Da questo incubo si può uscire solamente uniti come comunità. Le nostre forze armate hanno messo a disposizione tutte le risorse e le capacità disponibili. Hanno immediatamente offerto supporto alla sanità nazionale con l'invio di medici e infermieri militari, l'allestimento di strutture sanitarie campali e la predisposizione di strutture sanitarie militari di accoglienza per i pazienti, l'allestimento di ospedali da campo e la predisposizione di strutture sanitarie e militari per accogliere i pazienti, i voli sanitari di emergenza, il trasporto di materiale sanitario e il supporto delle forze dell'ordine in attività di pubblica sicurezza. Garantire la memoria è un dovere che abbiamo nei confronti dei caduti e delle nuove generazioni e ritengo sia compito delle istituzioni garantire spazi a voce alla cultura della pace e della vita. Manteniamo viva la memoria per non ripetere gli errori del passato e impariamo da quanto è accaduto nella storia. Esprimo a nome di tutta la comunità di Modrone l'ammirazione e la gratitudine per le forze armate qui rappresentate oggi dal vice comandante maresciallo capo Frisicale Salvatore e dai due generali in quiescenza, il generale Zappa dell'Aeronautica e il generale Rocca dell'Esercito, che ogni giorno le forze armate proteggono la nostra comunità e la convivenza civile. Esprimo l'ammirazione inoltre e la gratitudine per l'impegno profuso dalla locale sezione dell'Associazione Combattenti Reduci e dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia nel tenere alti i valori di patria, libertà e democrazia. L'Italia ripuda la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli. Quindi termino dicendo viva le forze armate, viva la Repubblica, viva l'Italia Democratica e viva il 4 novembre, anche se noi celebriamo il 7. Grazie a tutti.